ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Mirko e questo è un nuovo video. In questi ultimi giorni si è svolto il D23 Expo 2019, una convention dove la Disney ha annunciato cose, dettagli sulla loro nuova piattaforma Disney Plus, davvero molto molto interessanti. Quando ho cominciato a vedere tutte queste notizie ho detto no, ok, qui abbiamo bisogno di un video dove andiamo a ricapitolare tutte le notizie che abbiamo sui prodotti che usciranno su Disney Plus. Prima di andare a vedere le cose che usciranno su Disney Plus, non so se tutti voi conoscete Disney Plus, ma Disney Plus è una nuova piattaforma streaming simile a Netflix che uscirà per ora in America il 19 novembre 2019. Avrà un catalogo davvero incredibile perché la Disney ha praticamente tutto, quindi partendo dalla Marvel, dagli stessi prodotti Disney, Star Wars e tantissime altre cose. Capirete che le novità annunciate in questi ultimi mesi al D23 Expo sono davvero molto interessanti. Per ora Disney Plus uscirà solamente in America, nei primi mesi del 2020 arriverà, speriamo, anche in Italia. Il prezzo in America è davvero stracciatissimo perché appunto deve fare concorrenza a un canale di streaming come Netflix, quindi saranno $6.99 e invece $60 e qualcosa per un anno intero. In più è stato annunciato che con un'aggiunta al prezzo di $6.99, tipo arrivando a $12 e qualcosa, sarà possibile avere oltre Disney Plus anche Hulu. Questo per ora non si sa se sarà possibile anche in Italia, staremo a vedere. L'importante è che arrivi Disney Plus in Italia perché cioè io sono pronto a dare i miei soldi a questa cosa e non vedo assolutamente l'ora. 12 novembre in America è il giorno della data di rilascio di Disney Plus, quindi avremo, oltre a tante novità, anche tanti altri contenuti che già conosciamo che saranno inseriti il giorno del rilascio, come per esempio tutti i film classici Disney, tutti e 58 i film. Le ultime novità, come per esempio Frozen 2, non usciranno in quella data, ma nel corso del 2020. Lo stesso vale per gli ultimi live action o per gli ultimi film della Marvel o di Star Wars. Poi saranno inseriti anche molti dei live action, saranno inseriti poi prodotti come Hannah Montana, Raven, High School Musical, Camp Rock, Descendant, quindi tutti quei prodotti che noi vedevamo su Disney Channel, su Sky, e io sto impazzendo, non vedo l'ora di fare il rewatch di Hannah Montana. Non vedo veramente l'ora. Come ho detto, saranno già presenti i live action, quindi anche La Bella e la Bestia, Alice nel Paese delle Meraviglie, eccetera eccetera, e nel corso del 2020 poi arriveranno anche tutti i film Marvel e anche quelli di Star Wars. Il primo film della Marvel ad approdare su Disney Plus sarà Captain Marvel, quindi notizie stupende. Però passiamo a quelle che sono le novità che verranno proposte su Disney Plus, e voglio partire dalla Marvel perché per quanto riguarda l'universo Marvel abbiamo delle notizie molto molto interessanti, notizie che già avevamo e altri tre annunci che sono stati fatti proprio al D23 Expo. Una delle prime serie TV Marvel che avremo su Disney Plus è WandaVision. È una serie TV dedicata ai personaggi di Scarlet Witch e Visione. Io non vedo l'ora, non sappiamo ancora bene che cosa succederà definitivamente in questa serie TV, ma non vedo l'ora di vederle. Scarlet Witch è uno dei miei personaggi preferiti all'interno dell'universo Marvel e credo che sia anche uno dei più interessanti, e Visione ne abbiamo saputo veramente molto molto poco, quindi sono davvero curioso di vedere questi due personaggi in una serie TV tutta loro. E torneranno a vestire i panni di questi due personaggi, Elizabeth Olsen per Scarlet Witch e Paul Bayano, credo, per Visione. Non vediamo tutti l'ora. Un'altra cosa molto interessante che uscirà sarà poi What If. Sarà una serie TV animata, quindi non sarà una serie TV live action, per dire. E il tema è molto interessante, cioè l'idea di base è molto interessante, perché verranno riproposte alcune situazioni che noi fan della Marvel abbiamo già visto all'interno dei film, ma verrà messo il twist del se, quindi che cosa sarebbe successo se in questa situazione sono andate diversamente i fatti. Credo che sia effettivamente un'idea molto molto interessante. Quando fu annunciato What If, non lo so, il titolo non mi diceva niente, quindi l'avevo un po' sottovalutata. Poi andando a vedere l'idea del progetto,
reputo davvero molto interessante, non vedo assolutamente l'ora di vedere che cosa potrebbe succedere, quali possibili opzioni potrebbero proporci, non vedo veramente l'ora. Il fatto che sia animata sinceramente un po' mi dispiace perché avrei preferito appunto vedere attori in carne e ossa, però per una serie TV del genere con un'idea di fondo del genere ci sta che magari si preferisca utilizzare l'animazione piuttosto che attori in carne e ossa. Staremo a vedere, non vedo l'ora. Per la primavera del 2021 dovremo avere una delle cose che credo tutti attendono con impazienza, ovvero la serie TV su Loki. Credo che sia uno dei prodotti Marvel che aspetto di più. Loki è un personaggio che io personalmente adoro, è uno dei miei personaggi preferiti in assoluto e ovviamente andremo a seguire le avventure di Loki, interpretato ovviamente ancora una volta da Tom Hiddleston, che è il Loki dei film della Marvel. Io sono pronto a tutto. Solo una cosa che un attimo mi ha disorientato: il logo della serie TV io non lo capisco, perché, per quale motivo, che cosa vi è successo? Sembrano lettere prese da altre serie TV e messe insieme per formare il nome Loki. Non ho capito per quale motivo. Ok, che Loki è un personaggio strano, ma questo titolo, questo logo è troppo strano anche per Loki. Non mi piace. Poi, proseguendo sempre con la Marvel, abbiamo la serie TV dedicata a The Falcon e The Winter Soldier. Questa dovrebbe uscire nell'autunno del 2020 e anche qui Sebastian Stan e Anthony Mackie andranno a riprendere i ruoli rispettivamente di The Winter Soldier e Falcon. Anche qui sono molto curioso di vederlo, in modo particolare per Sebastian Stan nel ruolo di The Winter Soldier, che io amo totalmente. L'idea della serie TV è quella di avere, credo, una specie di bro romance, quindi avventure dei due personaggi molto divertenti, scanzonate. Staremo a vedere. Ho alte aspettative, devo ammettere, su questa serie TV, quindi speriamo che sia qualcosa di valido. Anche qua non vedo l'ora, ma come non vedo l'ora di vedere tutto quello che ci verrà proposto. Il turno del 2021 invece è il turno della serie TV dedicata a Occhio di Falco. Saranno 6 o 8 episodi, ancora non si sa, incentrati sulla storia appunto di Clint, che è Occhio di Falco. Jeremy Renner, che è l'attore che interpreta Occhio di Falco sui film della Marvel, tornerà per prendere i panni di Clint e staremo a vedere. Si sa anche qui molto poco, come di tutto, praticamente sono ancora tutti i progetti di cui si sa veramente molto poco, ma anche qua sono molto curioso. Quello che ho letto teoricamente poi sarà una miniserie TV, quindi sarà solamente una stagione. Staremo a vedere. Poi sono state annunciate altre 3 nuove serie TV. La prima è Miss Marvel. La serie TV racconterà la storia di Kamala Khan, che è una ragazza musulmana che ha una fortissima venerazione nei confronti di Carol Danvers. Sarà tra l'altro una delle prime serie TV Marvel a avere come protagonista una ragazza musulmana, quindi vedremo effettivamente come si approcceranno alla cultura musulmana. Sono molto curioso, davvero tanto curioso, perché il personaggio di Miss Marvel mi ha sempre incuriosito tantissimo, quindi staremo a vedere e non vedo l'ora anche qua. Altra serie TV annunciata è She-Hulk, ovvero l'alter ego della cugina di Bruce Banner, che non è altro che il nostro Hulk. Si sa anche qui zero, praticamente, abbiamo solamente il logo. Hulk non è un personaggio che a me fa impazzire del Marvel Universe, però, boh, questa versione femminile potrebbe effettivamente destare la mia curiosità. Sicuramente la vedremo, ma non è una delle cose per cui ho più hype, però vedremo. E infine, l'ultimo annuncio Marvel è quello su Moon Knight. Racconta la storia di Mark Spector, che è questo uomo che in un tempio dedicato al dio Kono, una cosa del genere, sarà l'avatar di questo dio della terra e una specie di eroe vigilante stile Harrow, da quanto ho capito. Non conoscevo per niente questo personaggio della Marvel, quindi staremo a vedere. Il logo mi piace da impazzire. Credo che sia comunque una cosa molto interessante, perché appunto c'è questo fatto dell'avatar del dio della terra. Boh, staremo a vedere. Ho alte aspettative anche su questa, però sappiamo effettivamente molto poco e io so molto poco sul personaggio di Mark Spector, quindi non lo so. Se voi sapete qualcosa, fatemi sapere sotto. E infine chiudiamo con capitolo Marvel, con 2 documentari che usciranno. Il primo si chiama Marvel Hero Project, il secondo invece Marvel 616. Saranno documentari dedicati al mondo del Marvel Universe. Il 12 novembre, il giorno dell'uscita di Disney Plus in America, sarà presente nel catalogo il live action di Lilli e il Vagabondo. Sono uscite già qualche immagine, il poster. Ragazzi,
io non vedo l'ora di vederlo. Amo profondamente L'Isola del Vagabondo. È un classico Disney che io amo follemente. È romantico, è divertente, è una storia che mi piace da impazzire. Sono molto curioso di vederlo e di vedere la scena del momento del bacio con gli spaghetti e le polpette. Non vedo l'ora. Poi, ripeto, il poster, le immagini che sono uscite mi piacciono tanto, quindi ho alte aspettative anche qua. È una delle cose che aspetto di più tra quelle annunciate, quindi non vedo l'ora. Poi un altro film che non ho ben capito quanto uscirà, ma credo avvicinandoci al Natale, se non proprio il 12 novembre, sarà Noël. Noël è un film della Disney natalizio, quindi io sono pronto, che racconterà la storia della figlia di Babbo Natale interpretata da Anna Kendrick. Io adoro i film di Natale, quindi sicuramente lo vedrò. Passiamo ora alle serie TV e partiamo da High School Musical The Musical, che uscirà il 12 novembre. Saranno 10 episodi e non si tratta di un remake, reboot della trilogia di High School Musical, semplicemente racconterà la storia di questi ragazzi che andranno a ricreare un musical su High School Musical. Credo che sarà una grande trashata. Non so effettivamente che cosa andremo a guardare. Da quello che è uscito saranno presenti sia le canzoni di High School Musical, ovviamente credo rifatte, e poi anche alcune canzoni originali. Io ovviamente sono pronto a vederlo. È uscito il poster, è uscito il trailer, quindi poi sotto vi lascio il trailer e questo è invece il poster. Poi abbiamo una delle cose per cui io sono più eccitato in assoluto, cioè il mio corpo è pronto per guardarlo e non vedo l'ora. Si tratta di The Mandalorian, che è una serie TV nel mondo di Star Wars. Il protagonista è interpretato da Pedro Pascal, che io amo totalmente, e interpreterà questo personaggio che è un cacciatore di taglie, e vedremo le sue avventure all'interno della galassia. È uscito un trailer, io ho i brividi, non vedo veramente l'ora di guardarlo, sono troppo contento. Non vedo l'ora. Saranno 8 episodi che dovrebbero durare, se non sbaglio, un'oretta. E il trailer è bellissimo, sembra fatto veramente molto bene. Mi ricordi i primi film di Star Wars? Non vedo l'ora, non vedo veramente l'ora. Continuando poi a parlare di Star Wars, abbiamo altre novità, tra cui una per cui io stavo per piangere letteralmente. La prima, come vi ho detto prima, appunto, tutti i film della saga di Star Wars arriveranno sulla piattaforma Disney Plus. L'altra notizia è che ci sarà un prequel di Rogue One, e l'ultima è che Ewan McGregor rivestirà di nuovo i panni di Obi-Wan e ci sarà una serie TV incentrata su di lui. Sì, abbiamo capito bene, è stata annunciata questa cosa, una serie TV su Obi-Wan, e non si sa ancora quando uscirà, ovviamente, perché è tutto ancora in lavorazione, ma io sono qui e non vedo l'ora di vederla. Sempre il giorno del rilascio sarà presente anche Forky Ask a Question. Sarà una miniserie di 12 episodi incentrata sul personaggio di Forky, che si comincerà a porre domande esistenziali sulla vita. Ovviamente la serie TV è dedicata al mondo di Toy Story e rivedremo, oltre a Forky, anche altri personaggi iconici dei due film, e sembra molto carina, quindi staremo a vedere. E poi uscirà un'altra cosa su Toy Story per cui ho davvero molto hype, ovvero Lamp Life. Sarà un film dedicato al personaggio di Bo Peep e andremo a vedere quello che gli è successo prima di Toy Story 4 e quindi dopo Toy Story 2. Ho molto hype, l'ho detto? Sì. Nel 2020 poi uscirà Monster at Work, che è una serie TV su Monster & Co. Sarà un sequel spin-off dei film, quindi le cose che succederanno cronologicamente sono dopo i film di Monster & Co. Poi avremo una specie di remake della Leggenda dei Tre Caballeros. Saranno 13 episodi, ispirato, a quanto ho capito, al film con Paperino. Staremo a vedere, sembra molto divertente, quindi sicuramente lo vedrò. Abbiamo una bruttissima notizia per quanto riguarda Book of Enchantment. Questa era una serie TV che io aspettavo tanto, credo che sia una delle cose che aspettavo di più di questo Disney Plus, perché era una serie TV che andava a raccontare le origini dei cattivi Disney. Quindi potete immaginare quello che sarebbe potuto essere. Purtroppo la serie TV è stata cancellata prima ancora di fare qualsiasi cosa, perché da quanto ho letto la scusa sarebbe che stava prendendo una piega più dark di quanto pensato all'inizio. E io, quando ho letto questa cosa, ho fatto, beh, wow, meglio. E invece, a quanto pare, non ci sarà questa serie TV. È una cosa che mi dispiace tantissimo, perché è davvero una delle cose che aspettavo di più. Cioè, i cattivi Disney
e una serie TV dedicata a loro, la perfezione praticamente, e invece no. E con ogni probabilità nel 2020 arriverà Tuo Simon, che sarà una specie di spin-off del film Tuo Simon. Il film è tratto dal libro di Becky Albertelli, uscito anche per Mondadori in Italia. Anche l'autrice ha detto che appunto la serie TV della Disney non sarà un remake o un reboot o un rifacimento del film, ma semplicemente sarà una storia ambientata nello stesso mondo della storia di Tuo Simon. Quindi staremo a vedere. Io non ho letto nel libro e non ho visto nel film. Dovrei vedere il film perché non mi interessa di leggere il libro, quindi staremo a vedere anche qua. E per finire abbiamo alcune cose in cantiere che non sappiamo praticamente niente, non è niente di certo, però siccome sono molto interessanti volevo mettervi la pulce nell'orecchio. Il primo progetto in cantiere è quello su The Grimm Legacy, che sarà una serie TV adattata sulla trilogia di Polly Shulman. È una trilogia young adult. Vediamo la storia di questo gruppo di ragazzi che lavorano in una vecchia biblioteca dove le persone possono andare e prendere in prestito oggetti appartenenti ai Grimm. Molto carina questa piccola sinossi. Tra l'altro, a lavorare su questo progetto sarà David Gleason, che recentemente ha lavorato per il film su Tolkien. Non so veramente niente sui libri, non li conoscevo, non so nemmeno se sono stati mai tradotti in Italia, quindi poi mi andrò a informare. Altro adattamento che arriva dai libri è quello di The Paper Magician, che è una trilogia pubblicata anche in Italia da Fanucci. Io desidero leggere da parecchio tempo. Racconta la storia di questa ragazza che è un'apprendista maga e andrà in questa scuola molto stile Harry Potter. Anche di questo sappiamo niente, praticamente sono solo stati acquistati i diritti, quindi è tutto un forse e tutto in cantiere. Poi ci sarà il remake di Genitori in Trappola, il famosissimo film degli anni 90, nonché primo film di Lindsay Lohan, un film Disney ovviamente, che avrà questo suo remake. Io sono molto felice, non vedo l'ora di vederlo. E infine, le ultime due cose, per cui wow, se succede sarebbe bellissimo, avremo dei live action su Peter Pan, l'ennesimo, visto che l'hanno fatti a bizzeffe e anche di molto validi, ma soprattutto quello su La Spada nella Roccia, che è uno dei miei Disney preferiti. Quindi spero che questo accadrà. Spero che questi progetti andranno in porto, perché sarebbe veramente molto molto bello. E siamo giunti alla fine di questa carrellata di novità che potremo vedere presto su Disney Plus. Vedo l'ora di avere questa piattaforma, sono davvero pronto a dare i miei soldi per Disney Plus, perché al suo interno ci saranno delle cose che io necessito. Speriamo arrivi presto anche in Italia. Secondo me arriverà nella primavera del 2020, quindi verso aprile. Lo spero. Spero che arrivi prima, però non credo. Niente, questo era tutto. Voglio assolutamente sapere quali di queste cose state aspettando con più ansia. Cosa vorreste vedere, tra l'altro, su Disney Plus? Niente, vi aspetto nei commenti, vi prego, parliamone, perché ci sono delle cose meravigliose per cui ho un hype pazzesco. Quindi vi aspetto nei commenti e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!